Eccoci, dai, finalmente possiamo cominciare. Arriva il primo ospite di questa diretta, il primo ragazzo che vado a intervistare. Ciao, Presento, signore ciao. e signori, Alessandro Zanca. Come Ciao, ciao a tutti. stai, Alessandro? Bene, bene, dai, te? Bene, dai, spero che anche a casa stiate tutti bene. Sì, Intanto. stiamo tutti bene. Ottimo, come stai affrontando innanzitutto questo periodo un po' particolare? Allora, è un po' difficile con gli allenamenti in generale, no? Sia mentale, un po' difficile perché avevo affrontato con gli allenamenti, mi ero allenato tanto. Dopo, invece, in queste 2 settimane faccio un po' sì, un po' no, perché sono anche un po' stanco, però adesso da domani ricomincio forte. Ok. For people who don't speak Italian or don't understand Italian, Alessandro said he's fine and his family is fine. And plus, he said that he struggled a little bit in training during the past 2 weeks, but he's gonna start 100%. Adotto vabbè quello che ha Sì, detto ho capito, ho capito. per gli spettatori magari che non capiscono, non parlano italiano, e però adesso parliamo di quello che dovresti fare quest'anno, ovvero fare il Mondiale Supersport 300 con un team 2R Racing che ha anche già esperienza a livello internazionale. E come siete entrati in contatto, ecco? E cosa ti aspetti da questa avventura, sperando che parta il prima possibile? Sì, no, siamo entrati in contatto che praticamente stavo facendo la gara a Vallelunga e ho fatto 2 anni in premoto 3, no? E dai, ho sofferto parecchio e ho avuto un po' io, un po' la moto, un po' di cose. Dopo Roby ha chiamato mio papà e ha detto: dai, proviamo a fargli fare un test a sto ragazzo. E dopo abbiamo provato, eravamo subito entrati in sintonia perché noi ci conoscevamo dalla Spagna quando ho fatto la mia prima gara al CEV e dopo lui abbiamo parlato e dai, c'era già un bel rapporto e ho voluto scegliere di stare con Roby. Però una cosa che devo dire è che sicuramente se non era Kawasaki e non sarei, non avrei, non so se avrei fatto il mondiale, perché comunque la Kawasaki è la moto che dai, comunque è tra le più veloci, no? E poteva, già che farò sicuramente, spero di fare meglio, no? Però si farà fatica perché c'è già gente che è lì da 4-5 anni. Magari avere una moto che vada bene mi aiuterebbe anche a me per questo campionato. E niente, mi aspetto di imparare soprattutto perché è un'esperienza incredibile, mi ritengo un privilegiato perché non tutti lo fanno e sicuramente darò il mio massimo per fare il meglio. Okay, Alessandro said that he got in touch with Team 2R Racing, the team he's going to compete in World Supersport 300 during last year's final round of Italian Championship. He had quite tough times in Premoto 3 last year and in 2018 also a little bit. And then he did a test with 2R Racing. There was already a very good feeling and. Then they reached the agreement. And he also said that it was very important in his decision to try to race in World Supersport 300 the fact that he's going to ride the Kawasaki, because the Kawasaki Ninja 400 is like one of the most competitive bikes in the championship. And yeah, it's already very important also because he's a rookie. There are many experienced riders in the championship, and it's very important for him to ride the best bike in the championship so that it can be a little bit easier for him. Alessandro, ecco, parlavi del fatto che veni da degli anni un pochino difficili nella Premoto 3, mentre prima ancora avevi vinto due titoli nell'ovale, se non ricordo male. Sì. Ecco, dopo, cosa è andato storto negli anni di Premoto 3? È andato storto un po' il sistema, il team che avevamo scelto all'inizio non era molto competitivo, però non avevo neanche io la giusta esperienza e dopo lì siamo sempre andati incontro con dei team secondo me sbagliati, però non che non erano bravi, che per me non avevano, cioè non eravamo compatibili e non avevamo il giusto
giusto feeling insieme e ho voluto provare questa opportunità, però non è capito che nelle moto grandi è molto più diverso che nelle moto piccole, perché qua se non hai una moto, un team competitivo, non vai da nessuna parte. Okay, he said that it was okay. He had many difficulties. He struggled a lot during his seasons in pre-Moto 3 because of riders. Yeah, because of teams. Sorry, because he didn't get along with the teams, and sometimes the teams were not the right ones for him. But not because they're bad, but because maybe there was no connection, let's say, between the rider and the team, and. He noticed also that there's a huge difference between when you race like in mini moto, mini GP, compared to when you go to bigger bikes like Moto 3, pre-Moto 3 already, and Supersport 300. If the bike and the team are not good in these categories, like pre-Moto 3, Supersport 300, then you're gonna struggle a lot. Però allora, adesso quest'anno hai un'opportunità importante. Quanto hai seguito la Supersport 300 negli anni passati e che idea ti sei fatto? Allora, seguita, ti dico la verità, l'ho seguita poco perché non mi sarei mai aspettato di fare il salto nella 300. Cioè, il nostro obiettivo era fare, dai, seguire il percorso più con la Moto 3, per Moto 3, però alla fine, come ti ho già detto, arrivando a questa opportunità, l'abbiamo analizzata, secondo me è la migliore per me e niente, però ho visto un po' di gare. Ho visto soprattutto la gara Imola della 300 al CIV, che più o meno il livello è quello, non c'è tanta differenza col mondiale. E dai, è un'altra cosa rispetto alla Premoto 3 o alla Moto 3, però mi piace, cioè mi diverte, mi diverto molto di più a guardare la 300. Per ogni curva un sorpasso, Dio boh. Sì, infatti ci si diverte tantissimo. So basically, Alessandro said that he didn't watch Supersport 300 that much in the past years because he didn't expect to make the step from GP bikes to street bikes because you should remember that Supersport 300 is based on street bikes. But he watched races like in Imola last year in the Italian Championship, and he really enjoyed it, and he likes to watch Supersport 300 because it's a very spectacular class with many, many overtakes, like at every corner. And adesso speriamo che tu ti faccia vedere. Forse ti sono sembrati un pochino pazzi i piloti della Supersport 300, visto che comunque a volte c'è più lì che in altre categorie si vedono ogni tanto delle manovre un pochino al limite. Sì, vabbè, avendo poco motore, cioè, bisogna passarsi ogni curva, no? Però sì, sono molto cattivi, molto aggressivi e sono anche belli grossi, però non per questo bisogna aver paura, quindi bisogna sempre essere aggressivi come loro e cercare di lavorare come loro. Tu ti ritieni più o meno pazzo dei piloti che fanno la Supersport 300? Alcuni, non No, tutti, ovviamente. no, allora io dipende perché se la moto la sento proprio, ho proprio un grande feeling che la sento mia, posso fare tutto quello che voglio, che c'è stato nell'ovale, ho avuto questa sensazione, potevo fare tutto quello che volevo, sono pazzo anch'io, ma se faccio fatica, non mi sento la moto come la vorrei io, o in difficoltà, sono un po' meno. Rischio un po' di meno, anche se dovrei rischiare un po' di più, e questo è il lato che devo migliorare. So we're talking about the fact that in Supersport 300 we often see like quite aggressive moves, and he said that this is due to the fact that the engine is not that powerful in Supersport 300, and so riders tend to be a bit more aggressive in the corners. And I asked him, do you think you are more or less aggressive or crazy between commas than most of the riders racing in Supersport 300? He said, well, it depends on how I feel with the bike. If I feel comfortable and I feel like I can do whatever I want, I can. And this happened when he raced in Ovale, in Italian Ovale Championship in CIV Junior. If not, he's not that confident and he cannot really do what he wants.
Poi vorrei concludere, Alessandro, facendoti una domanda. Ecco, se vuoi ringraziare qualcuno in particolare, e se vuoi anche rivolgere un pensiero a qualcuno. Allora, sicuramente devo ringraziare in primis mio babbo, perché comunque anche nei momenti storti lui ci crede sempre, e questo mi dà la forza per andare avanti. E poi, perché non è facile, cioè, alla gente sembra facile, no? Però quando uno magari arriva indietro e non fa i risultati che vuole, e entri un po' in una crisi mentale, fai fatica a uscirne. Mio babbo è riuscito a aiutarmi su questo e devo dire grazie a lui. Poi dico grazie sicuramente, vabbè, a mia nonna, anche lei, e i miei sponsor, perché grazie a loro. Infatti, dai, su quello sì. E poi grazie anche al mio coach che si chiama Antonio, dai, Davide Carli, un po' quelli che credono in me, anche se la persona proprio in primis da ringraziare, oltre a mio babbo, devo essere sincero, oltre a Antonio, è sicuramente il team Roberto, che lui davvero ci crede molto in me, e sicuramente questo ci fa avere un certo feeling, e io gli voglio molto bene. Okay, Alessandro is very grateful to his dad, first of all, because he's always helped him, even when he was like not getting the results he aimed for. And in this, when it happens, you know, you feel like a bit demotivated, and sometimes it's quite hard to get out of it. Then he also said that he wants to say thank you to his grandma, to Antonio, to his coach, Davide Carli, and all his sponsors, and also together with his dad, he's very grateful to his Two Hour Racing Team and Roberto Antonellini, who's the owner of Two Hour Racing Team, and speriamo che questa nuova avventura ti porti risultati sperati. Poi c'è una domanda comunque che ti voleva fare Federico Caruso: andrà uomini e donne? Con questo chiudiamo. No, perché sì, perché dai, faccio sempre, dico qualche cagata, perché mi piacerebbe incontrare Maria De Filippi. Però guarda, se non mi va bene come pilota, vado a fare, cioè, avevo fatto la domanda a uomini e donne, ma non come tronista o come opinionista, come ospite, capito? Okay. No, però spero, se mi chiama ci vado. The people who are watching this live interview asked Alessandro, are you going to join Men and Women, which is like a show where they combine some dates between men and women. It's quite a stupid one. And yeah, he says that he would like to meet the person who created the show, who is Maria De Filippi, he would like to go to Uomini e Donne, Men and Women. Yeah, but as a spectator, not to participate. But he said that if they call him, he's going to participate. Ok, con questa possiamo anche chiudere. Oh, una cosa però. Allora, Dio boh, se me lo dicevi parlavo di meno, così ti facevo tradurre di meno, che te non so come fai a ricordarti tutte ste robe. Ma, diciamo, allenamento. Dio buono, dai. Allenamento, dai. Dio buono, dai. Buon romagnolo che sei. Ringrazio che non ti ho messo Romagna mia in sottofondo. No, comunque, a parte gli scherzi, grazie per questa, dai, per questa intervista, e ti ringrazio di aver pensato a me. No, grazie a te, grazie di aver partecipato, e grazie di averla resa bella. È veramente è stato un piacere, e spero che ci vedremo il più presto possibile nel paddock, sperando che si torni presto alla normalità. Hopefully the season will start soon, so that me and Alessandro Zanca can meet all together. The two Alessandro, because my name is Alessandro too. Sì, ok, dai. Grazie a te, Alessandro. Ciao. Ciao a tutti. Saluto a tutti. Grazie anche a te. Ciao. Ok, prima intervista con Alessandro è andata bene, direi.